Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora. Firmato i ladri. Il biglietto lasciato sul sedile di un'auto speciale per disabili, rubata mercoledì 13 gennaio nel parcheggio dell'ospedale di Venere di Bari e sabato 16 gennaio ritrovata dai carabinieri di Valenzano. L'auto appartiene alla famiglia di una donna barese, Maria Elena Barile Damiani, 56 anni, affetta da sclerosi multipla. Il Fiat Doblò è l'unico mezzo, attrezzato con carrozzina e pedana, che la donna possiede per affrontare spesso delle visite mediche. La figlia Rita, appena informata del furto, aveva scritto un post sui social ed è partita così la macchina della solidarietà, con centinaia di like e condivisioni. L'appello lanciato è diventato virale, arrivando fino ai ladri. A dare la notizia del ritrovamento dell'auto e del bigliettino è stata proprio la figlia della donna, che nel suo appello sui social aveva scritto «Mettetevi una mano sul cuore e ridatecela». «Anche noi abbiamo un cuore», hanno scritto i ladri. In effetti tutti gli esseri umani hanno un cuore, bisogna però capire in che condizioni si trova. Innanzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Il termine che noi traduciamo cuore ha un significato molto più ricco di quello attribuito dal sentimentalismo moderno da libro cuore, presente in certi talk show televisivi. Se consultassimo un qualsiasi dizionario della lingua italiana, scopriremmo che il termine cuore evoca soprattutto la vita affettiva. In realtà il cuore, inteso unicamente come sede dei sentimenti e degli affetti, è qualcosa di molto limitato rispetto al significato del termine. Il cuore, così come inteso nella Bibbia, è una realtà più ampia che include tutte le forme della vita intellettiva, tutto il mondo degli affetti, delle emozioni, nonché la sfera della personalità e del comportamento umano, della responsabilità morale e della volontà. Ebbene, la Bibbia dichiara che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e solo Dio è in grado di trasformarlo. Nel libro del profeta Ezechiele è scritto: «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». La metafora del cuore di pietra è la rappresentazione dell'ostinazione dell'uomo nel perseverare a fare il male. Si rende quindi necessario un cambiamento del cuore, perché esso è l'elemento che influisce in modo predominante sulla vita dell'essere umano. Quindi chiediamoci, come si diventa cristiani? Oggi è frequente incontrare persone che si dicono cristiane senza sapere neanche il perché. Molti si dicono cristiani perché in qualche modo i loro genitori li hanno iniziati ad una religione da piccoli e poi non si sono fatti molte domande in proposito. Molti riflettono sul fatto che dietro la parola cristiano, più che alcuni riti particolari, dovrebbe esserci una conversione del cuore. Un momento in cui comincia una relazione vera, autentica con Cristo Gesù. Quando la parola di Dio incontra un cuore ben disposto, che sta cercando la verità, lo Spirito di Dio agisce e porta il peccatore a comprendere il piano di salvezza in Gesù Cristo e lo conduce a piegarsi di fronte a Dio per confessare il suo peccato ed ottenere il perdono. Il credente che pone la sua fede in Cristo viene rigenerato, ovvero il suo cuore viene trasformato dallo Spirito di Dio ed egli è in grado di essere in comunione con Dio. Ecco come si diventa cristiani. Ecco cos'è la conversione del cuore. Non è una semplice adesione intellettuale ad una religione, ma è un'operazione a cuore aperto che Dio compie dentro coloro che lo stanno cercando e si dispongono ad ascoltare. Riprendendo la frase che i malviventi hanno scritto sul biglietto, anche noi abbiamo un cuore, concludo dicendo, tutti in realtà abbiamo un cuore e tutti abbiamo bisogno che il nostro cuore sia rigenerato dall'azione dello Spirito di Dio. Dio vi benedica e buona giornata a tutti.